Buonasera cari telespettatori, bentornati a Safe Drive Motorsport. In questa puntata parleremo di rally, parleremo del campionato italiano produzione e dei trofei Renault ad essi legati. Ho il piacere di venirvi a presentare subito il campione 2014, Ivan Ferrarotti. Buonasera. Ciao buonasera. Ivan, al suo fianco il rivale, il duellante Fabrizio Junior Randolfi. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti. Fino all'ultima gara ha lottato con Ivan in questa sfida tutto Renault. E Guglielmo Giacomello, ciao Guglielmo. Ciao, buonasera a tutti. Sport Team Equipment, il nome magari dirà poco alla maggior parte di voi, ma direi che è l'anima portante dei trofei Renault ormai da oltre 10 anni in Italia. Ma direi, Memo, diamo subito la parola al vincitore, anche perché Ivan ha vinto molto bene 6 gare, ne ha vinte 5 con la Clio R3C, la chiamiamola pure vecchia, la 2 litri aspirata, un'altra stagione da incorniciare, Ivan. Sì, questa direi che è andata bene, insomma, nel senso che il nostro intento era comunque cercare di fare bene nel campionato italiano produzione e quindi anche collegato al trofeo Renault. Siamo partiti bene con una vittoria all'inizio e una piccola scivolata, diciamo, a Sanremo. Poi abbiamo fatto una serie di gare positive che ci ha portato alla vittoria nel trofeo e anche nel campionato italiano produzione. E invece anche tu, Fabrizio, da poco nel mondo dei rally, hai già vinto dei campionati con la piccola Twingo, poi il salto prestazionale con la Clio quest'anno. Parliamo della prima parte della stagione. Prima gara, seconda gara di casa hai vinto a casa tua a Sanremo, perciò qui forse hai cominciato a sperare di riuscire a bissare un altro titolo. Sì, è stato una bella partenza con un secondo posto al Ciocco, appunto, poi abbiamo vinto Sanremo. E poi è stato tutta la stagione un lottare nelle varie prove speciali con Ivan e poi qualche errore mio di guida, ad esempio in Sicilia ho toccato una chicane, quindi ho perso un po' di secondi subito inizio gara e poi qualche altro problema con la macchina, ad esempio al Ciocco, soprattutto nella seconda tappa, ci ha un po' rallentati, però fa parte del gioco, quindi ci sta. E nel vostro gruppo chi erano gli altri avversari? Abbiamo parlato di un campionato italiano produzione che è il trofeo, Alex Vitalini su tutti con la Citroen DS3 e poi direi che la squadra e noi è sempre molto nutrita sui campi gara. Sì, dipende poi dalle varie gare, c'è stato appunto Di Palma che è andato molto forte, Marchioro sulla terra e poi ti volevo, sbaglio in una gara è arrivato anche qualcuno di famiglia a rubare qualche punticino? Eh sì, all'Adriatico è arrivato mio fratello che è abbastanza allenato facendo gare dell'Europeo e è stato davanti a quasi tutti. Memo, era una stagione difficile all'inizio, però sono arrivati i risultati, 115 iscritti nei vari campionati Renault, la vecchia Clio e la piccola Twingo hanno corso e hanno corso sempre molto bene, hai tanti ragazzi che ti seguono. Ecco, in sintesi, raccontaci tu la tua stagione, la stagione di Renault nei rally. Sì, è stata una stagione impegnativa, già intanto da gennaio, per mettere a posto i regolamenti, perché credo che la base importante per la riuscita dei trofei è di fare degli ottimi regolamenti. Eravamo presenti nel campionato italiano con il trofeo Clio R3 produzione e il Twingo Top, e poi nella serie RC con 3 trofei, col Clio R3C, con la Twingo R2 e ancora con la Clio N3, sempre vettura performante. Per poi dare anche una mano ai piloti che nelle serie nazionali, quindi non potendo partecipare a gare importanti con chilometraggio, si sono effettivamente dati battaglia e ancora il mese di ottobre e inizio di novembre ci sono ancora gare valide per concludere appunto la serie completa dei trofei nel 2014. A me piace sottolineare sempre un numero, Memo. Il vil denaro, il montepremi, oltre alla qualità delle vetture e la vostra professionalità, è fondamentale. Quanto siete riusciti a elargire a questi ragazzi che si impegnano settimanalmente nelle competizioni? Sì, hai fatto bene a ricordare questi importanti aspetti che sono fondamentali anche per dare una mano ai ragazzi. Renault, con tutti i suoi partner, è riuscito a mettere appunto nella bilancia anche quest'anno circa 400.000 euro in montepremi, proprio in denaro, oltre i premi messi a disposizione dalla Pirelli, che è il nostro partner tecnico da diversi anni.
Ivan, facciamo un passo indietro di qualche giorno. Ti sei tolto da poco la tuta alla Rally Due Valli. Alla partenza inseguivi staccato di un punto, però sembrava una rincorsa relativamente semplice nei confronti di Fabrizio, perché a te bastava una quinta posizione. Però non è stata una quinta posizione, che poi in realtà è arrivata un'ulteriore vittoria, non è stata facile. Ecco, raccontaci proprio questo Rally Due Valli dall'interno dell'abitacolo. Sì, siamo arrivati all'ultima gara con l'obbligo diciamo di arrivare, quindi penso che sia stata una delle gare più difficili. Questo peso. Sì, pesa molto, perché comunque siamo abituati diversamente, di solito rincorriamo, magari si attacca un po' di più, invece stavolta dovevamo preservare la vettura e dovevamo cercare di arrivare in fondo, insomma. E in effetti siamo partiti non tanto bene, perché alla seconda speciale abbiamo avuto un piccolo incidente in un tornante. Raccontiamola tutta, hai capottato. Ho capottato. Sono venuti a spingerti dopo un minuto, in tre persone hanno addirittato la Clio, che nel frattempo era stata leggermente modificata nelle aerodinamiche. Sì. E da qui è cominciata la tensione, anzitutto la preoccupazione meccanica e poi il dover recuperare questi minuto e mezzo perso. Sì, ho perso circa un minuto, però abbiamo cercato subito di riprendere la concentrazione necessaria per riuscire ad andare avanti e portare a casa questo importante campionato che a noi interessava molto. Poi in ultima prova è arrivato anche il regalo di Alex Vitalini, che è uscito di strada in una gara veramente molto difficile dal punto di vista climatico, perciò una vittoria nel campionato, produzione nel trofeo Clio e nel Rally Due Valli. Fabrizio, tu un premio l'avevi già avuto all'inizio della gara, perché essendoti classificato molto bene in una parte del campionato, Renault Sport ha portato direttamente da Parigi la nuova Clio R3T, la vettura col motore 1.6 turbo, carrozzeria completamente inedita. Ecco, innanzitutto un premio importante, un'assistenza importante, come va questa vettura? Ma innanzitutto il fatto di fare una gara così da ufficiale, sin dai test, è un'esperienza fantastica che non capita tutti i giorni, diciamo. E la vettura, secondo me, è molto veloce, già a livello della vecchia R3C, secondo me è già più sviluppata di assetto, sia assetto che freni, e poi va guidata diversamente per il fatto del motore turbo. Quello è stato un po' la mia più grande difficoltà, dovermi ad adattare a questo tipo di guida. Mimo, gran lavoro quest'inverno, sia nel promuovere la vettura, nello sviluppo e nei futuri campionati. Forse è ancora un po' presto per parlare di quello che avverrà in Italia, però a livello internazionale Renault Sport si sta già muovendo in 5 campionati. Questo è un ulteriore stimolo per far bene, per essere sempre in prima linea. Sì, Renault Sport crede in questo progetto, infatti ha già ufficializzato un trofeo europeo che abbraccerà diverse nazioni, ci auguriamo anche l'Italia, anche perché l'Italia è importante come numero e come piloti presenti sempre nei campionati. Il lavoro sarà duro di quest'inverno, cercheremo appunto di promuovere anche la vettura, vedremo anche di trovare proprio delle soluzioni ottimali per avvicinare ai piloti nostri già titolati, ma anche ai piloti che possono arrivare da diversi altri campionati o da altri trofei. Siamo fiduciosi del 2015, guardando anche come è andato il 2014. La vettura, ho visto io, è molto bella, forse un po' cara, ma si sa, è una macchina dell'ultima generazione. Doveroso ricordare anche chi ha vinto gli altri trofei, magari facciamo un elenco rapido per i ragazzi delle Twingo e dell'IRC. Sì, sul trofeo Twingo era due top e il Due Valli è stata la gara conclusiva per quanto riguarda questo trofeo, e ha vinto Luca Panzani, che poi è stato anche ospite qui da voi con la sua vettura un po' di tempo fa, e che si è aggiudicato davanti ad Andrea Carella, un po' sfortunato nella prima tappa dei Due Valli per un incidente, e terzo Comendulli. Sulla serie RC dobbiamo ricordare il mattatore sul trofeo Clio R3, Roberto Vescovi con Giancarlo Aguzzi, che ha effettivamente vinto tutte le tappe della serie RC, sulla Twingo Michele Rovatti con Daniele Fogli, e nella Clio N3 Dario Bigazzi con la Briano, che anche se una vettura un po' datata ha fatto registrare i tempi di assoluto valore. Ivan, godiamoci per ora un altro titolo in bacheca, tra l'altro
il primo campionato italiano nella vera essenza del termine. Adesso andiamo a caccia di tanti sponsor, sì. E l'anno prossimo quali sarebbero saranno le tue ambizioni? Ma le ambizioni sicuramente sono quelle di continuare a crescere come pilota, diciamo, e quindi l'idea è quella, il sogno insomma sarebbe quello. Vedremo cosa ci proporrà Renault, che noi solitamente insomma ci appoggiamo, perché comunque ci dà la possibilità di, con questi montepremi, di riuscire a chiudere il budget, diciamo, per poter correre a un determinato livello. Faccio anche a te, Fabrizio, la stessa domanda, allargandomi anche al progetto di ACI Italia Team, nel quale tu sei coinvolto. Quale potrebbe essere il tuo futuro con Renault? Innanzitutto, se nel campionato italiano, se qualcosa all'estero come tuo fratello, quali sono magari anche i progetti a medio termine o le tue ambizioni? Ma le ambizioni sicuramente quello di andare avanti, magari arrivare appunto anche a andare a correre all'estero, e sul fatto... Anche perché Renault te lo permetterà l'anno prossimo, sì, cioè appunto, è un'opportunità aperta. È stato presentato questo trofeo e sarebbe una bella opportunità, diciamo, perché comunque sia il budget è limitato, siamo in due a casa a correre. E poi vedi anche cosa fa Ivan, così magari non te lo ritrovi a lottare nelle prove. Grazie ancora dunque al vincitore e al secondo classificato del campionato italiano produzione all'interno delle gare Renault, tra l'altro titolo anche per noi. Grazie a Guglielmo Giacomello, grazie anche da appassionato, per tutto quello che fai per questa specialità e per le grandi soddisfazioni che dai innanzitutto alla casa che rappresenti, ma anche ai singoli piloti. Grazie a voi. E con queste parole si conclude la sezione dedicata al motorsport, ma cari appassionati, rimanete con noi, voltiamo pagina e entriamo nella parte di Racing Time.